vorrei approfittare della sua presenza. Parlare soltanto un istante di questa tragedia che purtroppo ha visto protagonista la Sicilia, ovvero la storia del piccolo Andrea Loris Stival, e chiedere cosa ne pensa un avvocato abituato purtroppo a trattare questi casi, e non tanto del comportamento degli avvocati, delle persone direttamente interessate, ma del comportamento degli organi di stampa, che talvolta purtroppo non solo non raccontano la storia così per com'è, non solo non raccontano la storia bene, ma riescono anche a fare un danno nei confronti di chi fa le indagini e nei confronti di chi in quel momento magari... Spesso e volentieri i giornalisti diventano un problema. Lei sorride sotto i baffi. Conosco il problema, purtroppo. Sì, i giornalisti hanno la capacità di creare una tensione, chiamiamola siderale. Ovviamente cui... non tutti, attenzione. Alcuni che devono purtroppo alzare gli indici d'ascolto dei propri programmi. Basta una mela marcia che si guasta un cesto, io dico. È vero. Io le posso dire che ne penso di questa storia da, sì, da cittadino. Sì, sì. Il collega che la sta difendendo si sta battendo valorosamente, a tutta la mia stima. Anche perché comunque è contro tutti. No, ma sì, assolutamente. Io dico una cosa: se una madre ammazza il proprio figliuolo, piccolo bambino, o è malata di mente o non è stata lei. Lei mi ha risposto. Su questo io non trazingo affatto. E auguro che questa ragazza di riuscire a dimostrare, a far emergere la verità, ma mi pare che si sta comportando in maniera assai lineare. Anche perché stanno emergendo tante piccole cose delle quali purtroppo a questo punto la stampa non parla. Perché si è bravi nell'immediatezza a portare le telecamere sotto casa. Appunto, ci sono certe trasmissioni che forse non vorrebbero fare danno, ma fanno danno. Perché si appigliano a notizuole, eccetera. E... Obiettivamente, al parere del vicino di casa, del fratello, della cognata, sono cose inutili. Penso che anche dal punto di vista dell'avvocato che cerca la verità, o una o l'altra... si è inutile. No, l'avvocato cerca la verità, cioè dobbiamo smentire questa... No, dico l'una o l'altra, cioè nel senso parteggiando per una tesi piuttosto che per un'altra, perché crede, perché è convinto di quella tesi. Ma insomma, dopo tanti anni che uno svolge questa professione, non perché avvocato il cliente può perturbare, dico io, la sua coscienza. Qua in base a quelli che sono gli elementi, io mi potrò sbagliare, non lo so, ma in base a quelli che sono gli elementi oggettivi, io ritengo che ci sono... Sì, dei sospetti, ma che si dovesse arrivare con questi elementi ad arrestare questa povera donna, che ancora oggi mi pare non ha ceduto, quindi... No, ancora no, ancora al momento. Nessuno ha dichiarato che è pazza, e allora se la magia non è pazza. Come fa ad ammazzare Come fa ad ammazzare il figlio? E per quale motivo? Dov'è il momento? Grazie avvocato, è sempre un piacere conversare con lei. È sempre un piacere, invitatemi perché qua c'è un'aria di allegria meravigliosa che riesce a resettarmi il cervello. E allora noi l'accoglieremo sempre a braccia aperte. E io verrò. Grazie all'avvocato Giuseppe Lito.